Servizi Funebri Cavesi offre un servizio di onoranze funebri completo e su misura per ogni tipo di esigenza. Siamo a Cava dei Tirreni in corso Mazzini numero 224. Un nuovo soggetto politico si affaccia sullo scacchiere della vita politico-amministrativa cittadina. Bruno D'Elia infatti ha ufficializzato la sua adesione a Noi Moderati e diventa commissario cittadino del partito centrista. Ieri pomeriggio in un noto bar del centro cittadino si è tenuta una conferenza stampa a cui ha partecipato anche il parlamentare di Noi Moderati Pino Bicchielli. Oggi siamo a Cava dei Tirreni. A Cava dei Tirreni nasce Noi Moderati, nasce grazie a un uomo di esperienza, a un consigliere comunale, a un uomo che conosce che cos'è il pragmatismo della politica, a Bruno D'Elia, che da oggi non solo ci rappresenterà in consiglio comunale, ma rappresenterà Noi Moderati anche politicamente e sicuramente sarà elemento centrale e di guida del centrodestra di Cava dei Tirreni. Già assessore della Giunta Messina e in seguito componente del Consiglio di Amministrazione della Metellia Servizi con il sindaco Marco Galdi, D'Elia è stato uno dei fondatori del movimento politico La Fratellanza, nelle fila del quale è stato eletto consigliere comunale alle ultime amministrative. D'Elia però da qualche tempo non condivideva più la linea politica del movimento capeggiata da Luigi Petrone. Da oggi ufficialmente sono il commissario cittadino dei Noi Moderati e ringrazio l'onorevole Bicchielli per la fiducia che mi ha voluto accordare. Sicuro di non deludere né lui e i tanti già che seguono il partito politico dei Noi Moderati. Noi Moderati è un partito di governo e credo che qui a Cava dei Tirreni debba rappresentare quell'area moderata che oggi attualmente, me compreso, siamo rimasti un pochino orfani. Io la mia provenienza politica è un ex democristiano e porto dentro quelle radici democristiane di sempre, un moderato, persona che vuole ragionare, dialogare per il bene della nostra città. In un momento difficile e delicato come questo c'è bisogno di mettere intorno a un tavolo il dialogo in primis e un progetto fondato su quello che può essere veramente il rilancio della nostra città. È un momento delicato. Questa amministrazione Servalli sappiamo quello che ha prodotto in negativo tantissimo, per cui veramente il mio invito, l'appello che faccio è quello di fare in modo che chi vuole veramente rimboccarsi le maniche, mettendo un pochino da parte anche un po' le tastiere che oggi vanno tantissimo di moda, i social, criticare, però alla fine poca gente si rende disponibile per dare il proprio contributo alla politica. È giunto il momento di scendere in campo senza guardare un pochino quello che può essere anche la propria appartenenza politica. C'è bisogno di un progetto unitario. Il mio impegno è quello di portare avanti un progetto unitario per la nostra città. Lei è uscito dal movimento civico La Fratellanza, vogliamo spiegare un po' per quale ragione? Devo smentire, contrasti non ce ne sono stati. C'è stato un dialogo civile da persone per bene, io ho spiegato i miei motivi, poiché praticamente di fronte a una realtà dei fatti noi abbiamo avuto una grossa affermazione, siamo con La Fratellanza il primo partito, il primo movimento all'opposizione, per cui è un bagaglio di voti non indifferenti, 6.200 voti sono tanti, ma non rappresentano quella garanzia che ti può rilanciare per poter ambire a qualcosa di più importante. Io avevo chiesto a Luigi Petrone di iniziare a dialogare con altri gruppi e anche e soprattutto con le civiche. Da parte sua, nel modo di vedere la politica, ha detto non si è reso disponibile in questo perché lui vuole fare un percorso individuale. Su questo io, dalla mia esperienza passata, dico che per fare la politica, se uno vuole arrivare a certi vertici, deve avere i numeri. Purtroppo se non ci sono i numeri diventa solo una vera e propria idea di voler governare la città. Io da persona per bene, quale ritengo di essere, un moderato, ho detto caro Gigino, il nostro percorso finisce qua, inizia un nuovo percorso politico
che poi è un po' la mia casa d'origine da ex democristiano, oggi entrare con i moderati, diciamo, è la mia continuità politica. A margine dell'iniziativa, il capogruppo di Siamo Cavesi, Vincenzo Passa, ha espresso il suo entusiasmo per l'adesione di D'Elia al progetto di Noi Moderati. Siamo veramente felici e onorati di avere pure in Consiglio Comunale Noi Moderati, un nuovo partito, una nuova formazione politica, dove appeso ha aderito il consigliere comunale Bruno D'Elia. Per noi civici è la cosa importante, abbiamo più persone con le quali da dialogare e vedere di costruire un futuro migliore per la nostra città.